Giovanni Rubino da 25 anni sta facendo un lavoro molto importante per l'Arte di Milano, un lavoro molto impegnato politicamente. Ci siamo conosciuti proprio nell'ambito di una mia ricerca di tanti anni fa su un collettivo autonomo di portati cinese e è difficile dirlo, forse è una presa d'atto, che dopo 25 anni c'è ancora bisogno di occuparsi seriamente di politica anche da parte degli artisti, cioè questo impegno diventa un qualche cosa di doveroso per le città. Ma non voglio rubare io il tempo, passerei quindi subito la parola a Roberto Mutti, che conosce bene questo lavoro. Mi viene in mente una cosa: immaginatevi che in un futuro un po' lontano, quando le lapidi e i muri sono scomparsi, da qualche parte si trovi un archivio con questi fogli strani. Allora immaginatevi come potrebbe essere per uno storico attraente analizzare questi lavori. Dico questo perché forse se questi fogli fossero in un archivio sarebbero più facili da osservare. Mentre sempre essendo sotto i nostri occhi, non abbiamo quel piccolo tempo che ci consente di fermarci mentre andiamo per i nostri affari a osservare quello che appartiene alla nostra storia, quello che ci ha permesso di muoversi, di andare in giro, di parlare serenamente, visto che un tempo non lo si faceva. Mi colpiva molto quello che proprio dicevi come introduzione: il comandante partigiano assieme a due combattenti rimasti ignoti. Ecco, però non sono rimasti ignoti, visto che qui in quel punto c'è un loro ricordo. Allora mi piace molto, ne abbiamo parlato a lungo, questo modo di combattere una battaglia politica con pochissimo, no? La graffite e la carta sono due elementi apparentemente innocui, ma ovviamente tanto che innocui quando usati con intelligenza e con acume. Non esiste una memoria storica condivisa, non esiste più un senso della storia generalizzato. Allora che poi dopo un giovane, dicendo una stupidaggine, lo faccia notare, mi sembra secondario rispetto davvero all'importanza che la storia ha per noi. Forse perché la storia è stata sempre insegnata in un modo, non sempre ma con le dovute eccezioni ovviamente, in un modo un po' accademico, un po'... Ecco, semmai è questo il problema, il fatto di proporre, di rilanciare, di osservare con delle operazioni che abbiano una originalità e soprattutto che siano lontane il più possibile dal vero nemico della storia e quindi anche nostro, che è la retorica. Ecco, il lavoro di Giovanni Rubino non ha proprio per niente di retorico ed è interessante notare che è un lavoro che esiste anche perché, visto che di fotografia mi occupo, anche perché è documentato dal punto di vista fotografico. È una vera performance e come tutte le performance esiste nella storia grazie alla sua documentazione, in questo caso fotografico, anche nel video ovviamente, ma la fotografia lo segue. Ed è interessante, se avrete occasione, avete occasione di vederlo in questo momento, osservare come la stessa operazione, che poi è relativamente semplice, no? È semplice quando è stata realizzata, molto meno semplice da concepire, viene poi interpretata con lo stile proprio a seconda degli autori. Che quindi sono coinvolti in un'operazione di divulgazione anche sia dell'opera artistica che del suo contenuto. Quindi, per esempio, e qua concludo, è stato fatto alcuni anni fa sul giornale per cui scrivo su Repubblica una serie di inchieste dove chiedevano agli abitanti di una zona, di una via, se conoscevano il personaggio a cui la via dove abitavano era intitolata. E sorprendentemente la maggior parte delle persone non sapeva chi era il personaggio, no? E questo è strano, no? Appartiene, salvo quando
saltano fuori polemiche molto forti su personaggi storici la cui allure è scomparsa, allora ci si chiede se bisogna cambiare il nome o meno. Ma a parte questo, manca esattamente questa riflessione, no? Questo senso di appartenenza. Ecco, io credo che il lavoro di Giovanni invece ci riconsegni questa appartenenza con perfino la gioia, posso dire, non soltanto del suo atto, ma del modo con cui altri autori l'hanno interpretato, non soltanto documentato. Grazie.